Salve a tutti! Vogliamo fare insieme un biglietto d'auguri al babbo per la festa del papà? Io un'idea ce l'avrei. Allora, per prima cosa ho disegnato su un foglio delle cose che potrebbero essere carine da mettere in un biglietto d'auguri. Per esempio, una coppa per il papà numero uno, oppure una torta per un papà goloso con le candeline, quello che volete. Può essere anche altre cose, delle scritte o degli oggetti che a lui piacciono molto che poi vanno colorati. Conviene farli su un foglio perché così se vengono male si possono eliminare, perché poi appunto vanno tagliati uno per uno in questo modo. Per esempio, al mio super papà è stato tagliato e poi verrà inserito nel biglietto. Il biglietto è abbastanza facile da fare, perché serve un cartoncino della grandezza che si vuole in realtà, più o meno di una pagina da fotocopie, che va piegato in due un po', passandoci sopra per bene l'unghia. Va bene? A metà, sulla piega, vanno fatti due tagli uguali, più o meno a metà della piega, così. Dopodiché va fatto uscire in fuori la parte tagliata e ripiegata anche questa, pigiandoci un po' sopra, in modo che poi ci sia come uno scalino quando si apre il biglietto. Questo scalino sarà quello su cui verrà incollato il pezzettino di carta con il disegno. Basta un po' di colla per tenerlo su quando si apre il biglietto e poi, quando si piega il biglietto, il disegno va, si schiaccia, ma non succede niente, poi ritorna su come una sorpresa. Se si vuole essere molto raffinati, si trova un altro cartoncino, si piega in due e se ne fa la copertina, perché così la sorpresa, qui c'è il taglio, ma se vogliamo la sorpresa si ha soltanto quando si apre. La copertina viene incollata al resto e non si ha nessuna idea finché non si apre. Se vi è piaciuto, potete ispirarvi a questi disegni o inventarne degli altri, perché credo che abbiate tutta la fantasia per farlo.